Nicola, un bilancio di questa prima giornata di test, di questa ultima giornata di test, l'ha fatto Danilo Petrucci, che ha detto: Nicolò sta facendo un altro sport, non è veloce solo con la gomma da tempo, ma anche con tutte le altre. Sì, dai, comunque mi trovo bene, ho un buon feeling con la moto, sicuramente siamo in una bella situazione. Comunque non era scontato perché venivamo qui a Barcellona, che comunque è una pista complicata, soprattutto per il grip, perché c'è veramente pochissimo grip, soprattutto perché era una condizione opposta a Phillip Island. Phillip Island c'era un grip incredibile, invece qui l'opposto, zero grip, quindi avevo qualche dubbio su come potevo andare, però alla fine ce lo siamo tolto e sono contento che abbiamo un buon feeling sia a gomma nuova che anche con le gomme da gara. Comunque sono andato molto bene, quindi sono contento. Ecco, secondo te qua Bautista che l'anno scorso vi ha fatto una prestazione incredibile, forse è stata la gara più dominata di tutte, può essere attaccabile alla luce di questo Ma record, di questi 2 giorni brillantissimi? sì, allora sono andato molto bene, è vero, però comunque anche Alvaro, di solito lui abbiamo visto tutto l'inverno, che comunque non è uno che cerca tanto il tempo. Lui è uno che lavora molto con le gomme usate, uno che lavora molto per la gara, quindi sicuramente penso ancora a quello da battere per il weekend. E comunque lui, quando poi è ora della gara, viene sempre fuori, quindi sicuramente rimane lui quello da battere ancora. Uscendo dal vostro box, hai visto qualcosa di nuovo rispetto all'Australia, ai test precedenti? No, abbiamo soltanto ci siamo concentrati sul fare una buona base di setting per questa pista qua, perché come ti ho detto c'è pochissimo grip, molto poco grip. E quindi sono contento, abbiamo fatto un buon lavoro e penso che abbiamo una bella base per partire per il weekend.